Emozionante e vero è il film Il Buco, ispirato alla storia della scoperta dell'abisso del Bifurto, premiato al Festival del Cinema di Venezia. È per questo che il Pollino ha voluto ringraziare il regista Michelangelo Frammartino e la coautrice Giovanna Giuliani, conferendo loro la cittadinanza onoraria di Cerchiara di Calabria e San Lorenzo Bellizzi, luoghi interessati dalle riprese e dalle oscure profondità della voragine naturale. Ma il ritorno noi dobbiamo avere la capacità di saper intercettare adesso anche un turismo che non è più il turismo di massa di una volta, è un turismo di qualità, è il cosiddetto turismo che vuole visitare questi luoghi, vuole farlo, come dire, in condizioni di assoluta qualità. E quindi il messaggio che io voglio anche mandare pubblicamente è quello di dire, soprattutto agli imprenditori privati, noi dobbiamo attrezzare un'ospitalità diffusa, un'accoglienza che sia all'altezza anche della qualità di questi film, perché questo film è stato premiato a Venezia, come dire, nel santuario, se posso dirlo, della cinematografia italiana ed internazionale. Allora la nostra risposta deve essere adeguata a questo livello, ecco perché anche noi abbiamo il dovere di organizzare un sistema di ospitalità e di accoglienza all'altezza di questa domanda. Molte realtà già sono sulla strada giusta, altre dobbiamo aiutarle ad arrivarci, però oggi, fatemelo dire con orgoglio, il Pollino è diventato uno straordinario punto di riferimento. Mia madre e mio padre sono calabresi del Reggino e nella nostra casettina a Milano mi hanno raccontato sempre, tutti i giorni, la Calabria, e tra di loro parlavano il dialetto, per cui io parlo il dialetto, lo capisco, e questo mi rende calabrese, no? La lingua mi rende calabrese. E devo dire una cosa, raccontare questa storia sconosciuta, questa storia del 61, per me ha significato anche parlare di quegli anni che in realtà mancavano nel racconto dei miei genitori, perché i miei genitori, nati nel 40, il 42, mi avevano molto raccontato la Calabria di quel decennio e la Calabria degli anni 50, la Calabria contadina, la Calabria rurale del dopoguerra. Però mancava questo racconto dei primi anni 60 e ho capito solo di recente che è il momento del dolore, è il momento della scissione, della partenza, ecco, quel momento mancava. E fare questo film mi ha riconciliato con quel pezzo del racconto mancante. È doloroso ma fondamentale per capire questa terra e i suoi abitanti e in realtà per capire il nostro paese, perché senza questo racconto non si capisce la nostra Italia di adesso, no? E anche il grande bisogno di accoglienza che il nostro paese deve esercitare. Grazie al direttore.